Elezioni comunali 2019, in questa tornata elettorale molto importante, particolarmente delicata per la città di Capua, si presenta anche la lista Insieme per Capua c'è. E in questa lista abbiamo un candidato, Salvatore Raimondo, che insieme alla lista sostiene la candidatura a sindaco della città di Capua di Luca Branco. Allora, conosciamolo un po' meglio. Allora, Salvatore Raimondo, eccolo qui, capuano doc, dove è nato 61 anni fa. Ci tiene a sottolineare che lui è nato in via Raffaele Mariano. Poi magari ci piglia dopo perché vuole sottolineare questo dato di fatto che per lui è di estrema importanza. Sposato, ha due figlie ed è nonno di una nipotina di nome Ginevra, esperto di assicurazioni, in assicurazioni e gestioni condominiali. Ha trascorso gran parte della sua infanzia tra le palazzine popolari di Largo Giuseppe Amico, delle cosiddette scalinatelle. Che zona è quella? Che... Con Leone e Osvaldo Conte. Ecco, ci viene a sottolineare anche questo. Poi ancora delle palazzine Gescal e della stazione ferroviaria. Ha frequentato da scout la parrocchia di San Pietro Apostolo con il gruppo K1 del compianto Vittorio Sortini e considera Don Umberto d'Aquino maestro, ecco, degli anni felici dell'adolescenza. Sempre dentro e vicino allo sport, è stato dirigente dell'Handball Capua, Club Capua, è la squadra di pallamano, del Basket Capua, degli Arcieri Campani e dell'Atletica Capua. Stiamo parlando ovviamente di atletica leggera, di podismo in modo particolare. Organizzatore e collaboratore di alcune delle principali manifestazioni sportive e culturali che si sono avute nella nostra città di Capua. Condivide con molti amici amatori la corsa su strada e in particolare la maratona. Allora, Salvatore, qui con noi c'è anche un altro candidato della lista. Non poteva essere diversamente perché noi siamo espressione di un movimento, di un'associazione civica che si chiama Associazione Commercianti e per Capua e chiaramente siamo candidati in due per diversità di genere, che si dice oggi. Maschio e femmina. Angela Boccia che mi sostiene in questa campagna elettorale e io spero di poterla avere a fianco seduta in Consiglio Comunale. Tu non sei uomo a scendere in campo in una consultazione elettorale. Ecco, qual è stata la motivazione che ti ha spinto, ecco, a candidarti per queste elezioni comunali? Allora, intanto grazie per la presentazione. Volevo anche comunicare ai cittadini, agli elettori, che la nostra è stata una presentazione delle persone, di quello che rappresentiamo, di quello che siamo e quindi anche di quello che ha segnato la nostra infanzia, la nostra formazione culturale. Tengo però a precisare che la mia candidatura, così come quella di Angela, è appunto l'espressione di un gruppo che lavora ormai dal 2013 per sostenere tutta una serie di attività collaterali e che comunque necessarie per sostenere le attività produttive e commerciali di Capua e si chiama appunto Associazione Commercianti e per Capua e puntini puntini per Capua. Mai voglio precisare, noi siamo motivati anche da questa somma dei principi democratici e di buon governo, cioè questa associazione ha avuto la capacità di scrivere, di dettagliare alcuni punti cardini della propria azione e sostanzialmente ha sostenuto nel corso di questi anni tantissime attività, manifestazioni, ha avuto i suoi rappresentanti nella consulta e le varie consulte che sono succedute, quindi questo è quello che ci ha spinto a candidarci. Però poi c'è la mia passione, che è quella della personalità che a 61 anni dice: ma chi te lo fa fare? Allora, io questo lo voglio sottolineare, la mia candidatura, la motivazione principe della mia candidatura è aprire uno spiraglio, aprire una porta, aprire una strada ai ragazzi, ai giovani di questa città che purtroppo ormai sono pochissimi perché tutte le nostre capacità professionali e di imprenditoria
proprio mettere su le imprese, le mandiamo fuori, vanno fuori, non sono più a capo, sono costretti ad emigrare, e quindi io mi auguro che con la prossima consigliatura, dopo questa, quindi dopo questi 5 anni, ci saranno i ventenni, i ventunenni, i diciottenni che saranno in grado di tornare a fare l'arte più bella, più pulita, che è la politica. Salvatore Raimondo è particolarmente legato a due personaggi, Baden Powell e Don Berto d'Aquino. Non a caso, ecco, nella sua campagna elettorale sottolinea delle frasi molto belle, significative, sia di Baden Powell che di Don Berto d'Aquino. Allora, Baden Powell è, lo sapete benissimo, è il fondatore, ecco, degli Scout. Tu fai ancora parte, mi sembra di capire. E lui ha lasciato scritto: lascia il mondo un po' migliore di come lo hai trovato, e se ognuno di noi spazzasse l'uscio di casa, il mondo sarebbe più pulito. E ancora Don Umberto d'Aquino: non ingannare mai una ignoranza, non approfittare mai di una debolezza, non abusare mai di una povertà. Sono frasi che poi sono scritte anche sulla tomba di Don Umberto d'Aquino. E poi c'è il tuo slogan. Essendo sportivo, non poteva essere diversamente. Sentite: vincere non è sorpassare gli altri, ma superare se stessi. Sono delle splendide frasi. Addirittura qui arriva anche l'applauso nel nostro studio. Ci vuoi commentare? Allora, ti ringrazio, perché questo è quello che è scritto. Ribadisco che noi abbiamo voluto con questo segnalibro lasciare delle notizie in merito alle nostre persone. Anche Angela ha scritto delle cose assolutamente personali, per cui non c'era bisogno di propagandare quello che avremmo voluto fare nel corso di questa campagna elettorale. Qui ci presentiamo. E se noi non siamo in grado di dire agli elettori, a coloro che dovranno scegliere il prossimo consiglio comunale, da quali concetti, come siamo stati formati, da dove veniamo, io credo che questo sia un fatto sbagliato. Voglio anche sottolineare che in particolare, se noi immaginassimo che tutti rispettassimo le cose dette da Baden Powell, immaginate come Capua sarebbe certamente più accettabile. Siccome noi abbiamo poi messo dei punti su cui poi ci articoleremo, che sono prettamente del programma, e noi dobbiamo dire: noi saremo persone ricattabili, tra virgolette, perché se il candidato Raimondo e la candidata Boccia si muovono con questi principi, oltre che quelli della Summa che abbiamo coltivato per anni, domani qualcuno potrà venire a dire a Salvatore Raimondo: ma se questi erano i tuoi principi, tu oggi ti stai muovendo in modo completamente opposto, e quindi nell'ambito politico vanno rispettate queste cose che nella quotidianità noi cerchiamo di portare avanti. Quindi questa è la prima sottolineatura. È evidente che io, che ho ricevuto gli insegnamenti del maestro Don Umberto d'Aquino, mi auguro che con queste sottolineature, con queste cose che come concetti, se saranno approfonditi, non potremo mai tradire gli elettori, ma soprattutto i cittadini di Capua. Poi il motto il motto dell'agonismo è che la vittoria per la città di Capua, adesso facciamo il paragone con questo motto, è che noi non possiamo più continuare a pensare che 18.900 abitanti, non arriviamo a 19.000, siamo sempre uno contro l'altro. Io non devo superare l'altro, io devo vincere me stesso. La battaglia per far risorgere Capua è con noi stessi, siamo tutti cittadini capuani, e nell'altro motto che abbiamo messo in questa scheda è che insieme si vince. Da domani sarà non solo pubblicato, ma distribuito. Allora, parliamo di obiettivi. Quali obiettivi ti proponi? Oh, scusa, ho sbagliato, perché sì, Si è parlato insieme, e infatti, quindi quali obiettivi, ecco, vi proponete
di raggiungere e quali saranno, soprattutto facciamo capire anche ai nostri amici che ci stanno seguendo in tutto il mondo, perché ormai Capellan è presente in tutto il mondo grazie a internet, dicevo, quali saranno i punti qualificanti della vostra azione amministrativa? Allora, qui possiamo dedicarci qualche secondino in più, nel senso che appunto noi siamo, chiariamo, innanzitutto noi siamo candidati al Consiglio Comunale, quindi ci innestiamo in un programma, in un'azione più ampia che è quella del sindaco e della coalizione, quindi vuole la nostra azione sollecitare dei punti che non è un programma più articolato che di competenza del sindaco. Noi abbiamo chiaramente evidenziato dei punti che dobbiamo riassumere in tre cose. Noi abbiamo pensato che c'è bisogno di un intervento d'urto, iniziale, che è fattibile, e cioè la vivibilità e il decoro urbano, e sono cose che chiaramente chi leggerà poi la brochure sa che non abbiamo detto quali sono i problemi e che li dobbiamo risolvere. Abbiamo anche detto in determinate cose come si possono risolvere, con quali risorse e con quali azioni. Secondo punto a medio termine è possibilmente il rilancio dell'economia e dell'occupazione di Capua, che ne ha tanto bisogno, e un progetto, un punto a lungo termine che è il recupero del fulcro geopolitico che ha rappresentato sempre Capua, che è chiamata la regina del Volturno. Noi purtroppo oggi significhiamo zero in ambito provinciale e noi abbiamo perso tutti quei collegamenti politici, amministrativi, con la provincia, con la regione, noi dobbiamo recuperare il nostro ruolo di centralità politico e geografico di Capua. Questo è un obiettivo a lungo termine che compete alla politica. Ora, se andiamo nel dettaglio, noi abbiamo detto vivibilità e decoro. Non è possibile che possiamo recuperare economie o possiamo recuperare commercio o possiamo recuperare attività produttive a Capua se la città non è ospitale, non è pulita, non è accogliente. Chiaramente, conseguenzialmente, le attività soffrono. Non è pensabile che noi possiamo, e qui non voglio fare retorica, possiamo immaginare che abbiamo un'unica arteria che ci collega al di là del fiume. Non è possibile pensare che abbiamo zone periferiche di Capua mai collegate. Possiamo parlare del Cira, possiamo parlare di Sant'Angelo in Formis, possiamo parlare di rioni abbandonati e dimenticati, e dovremmo anche ragionare, anzi direi, chiedo scusa se chiedo qualche secondo in più, dobbiamo ragionare anche della incapacità della politica. Io in un passaggio ho anche detto, in determinati casi addirittura megalomane, di dimenticare le cose piccole, come se noi insegnassimo ai bambini, cosa che già succede oggi, dicessimo ai bambini, i bambini fossero convinti che il latte viene dalla busta della marca X. Noi non possiamo dimenticare che Capua soffre, ha bisogno, ha necessità di partire dalle piccole, piccolissime cose, dall'attività quotidiana di ogni singolo cittadino. Adesso io potrei qui lanciarmi, ma noi abbiamo detto che bisogna ripristinare l'attività coinvolgendo i pensionati. Capua è una città che si potrebbe ritrovare domani ad essere, la definisco, il reparto geriatrico della provincia di Caserta. I giovani se ne vanno, gli anziani rimangono. Ma se ci sono le persone anche come me, anziane, che tra qualche anno andranno in pensione, potranno dedicare la loro attività, il nonno civico, una volta, il traffico, le aiuole, e ne vediamo già alcuni che si operano per questo. Quindi, se noi non partiamo da queste piccolissime cose, non potremo mai puntare alle cose più grandi, come potrebbe essere, per dire, la mia collega di avventura, l'intervento in campo artistico come la musica e la rivalutazione di Giuseppe Martucci, piuttosto che abbiamo dato la cittadinanza a Muti e poi ci dimentichiamo tutto.
Questo è il nostro scopo, questa è l'attività che sta facendo l'Associazione Commercianti e per Caso. Chiaramente io invito tutti da domani mattina a leggersi qualcosa di questo genere e per approfondire meglio ci confronteremo anche sabato prossimo. Programma. Allora, non so ancora quanti minuti abbiamo ancora a disposizione, abbiamo 6 minuti, quindi dobbiamo, attenzione, che abbiamo anche alcuni ospiti d'eccezione che sono appena arrivati e che ti sostengono in questa tua campagna elettorale. Senti, caro Salvatore, cosa potrebbe determinare, ecco, una svolta significativa per la nostra città di Capua? C'è qualche punto in modo particolare che potrebbe dare la svolta? Allora, io a questo proposito sarò velocissimo, ma ti leggerò una frase che conclude l'azione di governo che noi sosterremo. Siamo convinti che la crescita armoniosa di una comunità avviene condividendo gli obiettivi con il maggior numero di persone, coinvolgendole nelle scelte da operare, aggregandole in forme partecipative e democratiche, e definire con chiarezza e trasparenza gli obiettivi da raggiungere. Previsioni, per poi confrontarli con i risultati ottenuti consuntivi. Ora, questo è per l'azione amministrativa, ma noi sappiamo che domani, fra 15 giorni, 20 giorni al massimo dopo il ballottaggio, noi avremo un sindaco e 3 probabilmente consiglieri candidati sindaci, che avranno espresso il loro programma, avranno detto le loro cose, probabilmente, per non dire certamente, condivideremo almeno l'80% dei punti che sono sul tappeto in discussione. Se non svestiamo la camicia colorata di ognuno di noi, l'appartenenza politica, senza rinnegare nulla, per il bene della città, ci spogliamo delle nostre ideologie e lavoriamo tutti insieme, si vince, vince la città. L'applauso che sentite chiaramente è quello dei sostenitori, che vi presenterò meglio tra qualche istante. Ho voluto necessariamente poi per salutare i nostri lettori. Certo. Eh sì, perché lui sta, ecco, riducendo i suoi interventi proprio per dare spazio anche agli ospiti che sono venuti qui a trovarci. Allora, è chiaro, insomma, la domanda è scontata, insomma, tu sei un uomo di sport, da quanti anni che ormai corri, sono veramente attivo. Poi sei stato nella, ecco, hai avuto un ruolo importante nell'ambito della pallamano, del tiro con l'arco. Di tutto. Non abbiamo mai rifiutato nulla. Ecco, lo slogan l'abbiamo letto in precedenza, chi non è stato attento in precedenza, lo ripeto, vince non è sorpassare gli altri, ma superare se stessi. A questo punto gli sportivi si attendono grandi cose da te. Insomma, qui parlare sport a Capua dovremmo passare ore e ore a parlare. Però che cosa si potrebbe fare per lo sport a Capua? Hai qualche idea particolare? È evidente che uno sportivo non può avere a cuore le sorti di quello che è lo scempio creato su tutte le strutture sportive capuane. L'ultimo evento è la mancanza di agibilità del campo sportivo. Noi abbiamo bisogno di recuperare tutto a Capua, partendo dal principio che dobbiamo inculcare ai giovani che la sfida è nei loro confronti. Io ho sempre lottato con Salvatore Raimondo, che voleva far fermare Salvatore Raimondo prima dei 42 chilometri. Ora, cosa si può fare per questo? Io sottolineerei tutto e di più, però poi andremo nella retorica per dire ma che cosa dobbiamo fare? Allora, noi siamo impegnati, io sarò impegnato direttamente perché si faccia l'anagrafe delle associazioni sportive a Capua. Sappiamo che già c'è, ma non è mai pubblico. Tutte le associazioni iscritte al CONI le dovremo riunire, le dovremo interpellare, dovremo nuovamente ricostituire la consulta, ma soprattutto, e lo dico in modo sintetico, recuperare risorse da altri bacini. Il comune è in dissesto, lo sappiamo, lo sentiremo dire, noi abbiamo anche delle idee specifiche e parliamo nemmeno di 4 soldi, parliamo anche di qualche migliaia di euro o centinaia di migliaia di euro da stornare da una parte e mettere dall'altra. Ma certamente la prima cosa da fare è ridare alle strutture sportive la loro agibilità,
utilizzarle, farci entrare nelle palestre scolastiche le associazioni sportive e affidare alle associazioni sportive, lo abbiamo detto anche qui, dalle sponde del Volturno ai fossati, alle altre strutture sportive e altre cose, per poterle tenere agibili, perché se no facciamo la fine del ponte che sta chiuso, che sta crescendo l'erba, e fra 3 mesi troveremo la struttura che è decadente ancora di più. Quindi mi fermo qui per dire che abbiamo belle idee. Lo sport chiaramente a capo deve vivere. Benissimo, allora attenzione, perché tra poco stiamo per alzarci, non so, l'inquadratura c'è, quindi perché dobbiamo accogliere. Vorrei che fosse me. Presenta tu. Il segretario dell'Associazione Commercianti e Percapua, Bruno Consagra, che è ancora presidente della Consulta per il Commercio a Capo, e chiaramente la professoressa Angela Boccia, che mi sostiene con me in questa candidatura, e che faremo di tutto per Capua. E che io non ho che ringraziarvi di essere partecipe a questa iniziativa e di essere onorata di far parte di questa lista dei candidati. Mi sembra che anche lui voleva dire qualcosa. Vogliamo fare un gran bocca al lupo ai nostri candidati, con i quali abbiamo condiviso un percorso da anni, e cerchiamo questa volta di poter portare avanti le nostre idee direttamente con uno dei nostri candidati, quali sono Salvatore Raimondo e Angela Boccia. In bocca al lupo. La voce di Genaro Sessa, Bruno. Mi associo a Gennaro, abbiamo lavorato da anni insieme, e questa volta veramente un bocca al lupo, che sia... Mamma mia, quanti in bocca al lupo! Quindi salutiamo anche i nostri amici, e salutiamo anche gli amici di Capo Online, Salvatore Carbone, Mario Nardiello, Nazaro Bonacore, Giuseppe Di Fortuna, che hanno lavorato per noi per questo incontro con tutti i candidati, non proprio tutti, ma quasi tutti i candidati di questa tornata elettorale. Ricordo un appuntamento molto importante da non perdere: dalle 14 in poi, il 27 di maggio, tutti i risultati in tempo reale, risultati minuto dopo minuto per Capua Online. Grazie a tutti. Buonasera.